Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme la torta versata con ricotta e mele. Sicuramente conoscete la torta versata, è una torta che viene cotta in due tempi così che il ripieno rimane al centro della torta e non scende sul fondo. Vi mostro prima gli ingredienti del ripieno. Per il ripieno abbiamo bisogno di 100 g di zucchero, un uovo, un cucchiaio di latte, 400 g di ricotta, 40 g di biscotti secchi sbriciolati e una mela tagliata a dadini. Per quanto riguarda i biscotti, io sto utilizzando dei biscotti secchi con le gocce di cioccolato, ma potete utilizzare i biscotti che preferite. Potete utilizzare anche delle briciole di biscotti che rimangono all'interno del pacchetto. Iniziamo subito la preparazione. All'interno di una ciotola inserisco la ricotta, lo zucchero, l'uovo, e il cucchiaio di latte. Mescolo con lo sbattitore elettrico. A questo punto aggiungo i biscotti sbriciolati e la mela a tocchetti. E incorporo il tutto con una spatola. Se volete potete aggiungere anche un po' di cannella in base ai vostri gusti. Adesso ripongo questa crema in frigorifero e nel frattempo preparo la base della torta. Per la torta abbiamo bisogno di 2 uova, 100 g di zucchero, 100 g di farina 00, mezza bustina di lievito per dolci, 60 g di latte e 40 g di olio di semi di girasole. All'interno di una ciotola inserisco le uova e lo zucchero. Mescolo con lo sbattitore elettrico fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto inserisco l'olio di semi di girasole e il latte. Mescolo con lo sbattitore in modo da incorporare bene anche i liquidi. E per concludere aggiungo la farina e il lievito. Mescolo. Verso metà del composto ottenuto all'interno di uno stampo imburrato e infarinato da 20. Può andar bene anche uno stampo da 18. Adesso in forno caldo statico a 180 gradi, lascio cuocere per 12 minuti di cottura. Questa è la situazione. Ho ripreso la crema di ricotta dal frigorifero e adesso la verso sulla prima parte di impasto. Livellate bene. E adesso versate sulla crema di ricotta il restante impasto. In forno nuovamente, sempre forno statico 180 gradi, questa volta lascio cuocere per circa 40 minuti. Qui la nostra torta pronta per essere gustata. Una volta tolta dal forno, toglietela dallo stampo e fatela raffreddare bene prima di tagliarla. Io adesso aggiungo anche un po' di zucchero a velo. Una torta veramente deliziosa, vi consiglio di provarla. Eccola qua, vedete, una torta soffice e cremosa. Come avete visto, una torta semplice e veloce da preparare. Mi raccomando, se la provate fatemi sapere. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti, alla prossima video ricetta. Ciao!